de droit constitutionnel, et c'est qui ça, et c'est cela qui fait M. Moreno Montero. Mais tout cela, et je vais finir avec ça, c'est pas pour rien non plus. Il y a un autre objectif qui a été mis en place. Je vais vous expliquer. Décembre 2018, il y a deux journalistes du New York Times qui sont allés en Équateur pour faire une enquête sur ce qui s'appelle la centrale hydraulique Coca-Cola Sinclair. Et ils ont fait l'enquête, ils ont publié l'article au New York Times. Qu'est-ce qu'ils disent là? Des vrais mensonges. Et je suis désolé, mais il y a des choses que, je ne sais pas, ces journalistes, ils disent que c'est incroyable. Le premier journaliste, il est anthropologue. Je suis sûr qu'il ne connaît rien d'énergie. Et l'autre, c'est un journaliste comme général. Et pourtant, il parle comme s'il connaissait comment on maîtrise un projet hydraulique. Mais même, je me suis dit, j'étais ministre de l'énergie. Mais ils sont arrivés à me dire, mais qu'est-ce qui se passe là? Je suis allé voir toutes les statistiques qui sont publiques en Équateur. Alors on peut chercher ça. Et on peut faire les comptes. C'est très facile à faire. Le Coca-Cola Sinclair a travaillé déjà 3 ans. Pendant 3 ans, il a produit près de 19 000 gigawattheures. Ça coûte dans les marchés, dans les gros marchés, près de 800 millions de dollars. Et puis, on a épargné près de 700 millions, puisque avant, auparavant, on devait acheter du diesel pour produire avec l'énergie avec des centrales géothermiques. Alors, pardon, mais thermiques. Alors, on a substitué cette diesel et on a obtenu un gros bénéfice aussi. On peut compter près de 1 100 millions de dollars, ce qu'on a obtenu par l'effet de produire l'énergie et aussi de substituer l'usage du pétrole. Alors, c'est un projet qui coûte près de 2 500 millions de dollars. Et on a déjà, en 3 ans, on a déjà généré des bénéfices par 1 500 millions. C'est-à-dire que j'ai un projet qui marche, et qui marche très bien. C'est-à-dire que ce qu'ils disent dans les articles du New York Times, c'est absolument faux. Et on peut faire la même chose avec non seulement ces projets hydrauliques, mais aussi avec les autres. Et avec toutes les industries du réseau. Toutes. On va prendre par exemple les routes. 10 000 km de nouvelles routes en Équateur ont été faites par Rafael Correa. Tout ce qui était les ports, aéroports, tous les systèmes d'éducation a été renouvelé, tous les hôpitaux, c'est-à-dire c'est une énorme infrastructure qui a été renouvelée et modernisée. Et maintenant, il y a les FMI qui retournent, appelés par M. Moreno. Il y a un nouveau accord avec le Fonds monétaire international, avec les politiques et les messieurs politiques, mais surtout, ils sont en train de vendre tout ce qu'on a fait et qu'on a renouvelé. Et là, maintenant, il s'agit de vendre les centrales hydrauliques et avec les centrales hydrauliques, tous les réseaux électriques, mais vous devriez penser que ce sont des modernes réseaux électriques. Dans les noyaux, il y a des fibres optiques. Et nous, avec la fibre optique, on a renouvelé tous les systèmes de communication.
Les systèmes de communication, maintenant, il est prêt à recevoir la technologie 5G, c'est-à-dire avec la plus de vitesse qu'on a maintenant dans le monde. Alors, télécommunication, énergie, réseau de transport, tout cela, maintenant, ils sont en train de privatiser des mondes. Alors, c'est ça l'objectif du monsieur Luis Moreno. C'est-à-dire que l'on fait, c'était pour mettre en place un nouveau système de domination sans faire la guerre, de la manière comme il a fait par la violence avec les plantons d'or. Mais maintenant, il s'agit d'avec la loi, faire la guerre, mettre hors de combat à tout ce qui était les fronts de gauche aux progressistes dans tout le pays, et puis, comme les résultats de tout ce processus, avoir ce qu'ils cherchent, c'est-à-dire tout ce qu'ont les pays pour produire et se faire propriété de tout cela. C'est ça le vrai objectif. Et puis, vous devriez savoir que lorsque Rafael Correa il est arrivé au pouvoir en 2007, il a mis dehors une base militaire qui était à Malta, une base militaire des États-Unis. Il a dit, s'il vous plaît, c'est fini. Nous, on est un pays libre. On n'a pas besoin de bases militaires. Parce que vous devrez savoir aussi que l'Équateur ne produit pas du cocaïne, ni que ce soit des drogues. Il est vrai que notre territoire il est utilisé par les trafiquants de drogue pour passer les drogues. Nous, on a été les premiers à chercher à empêcher tout cela. Mais nous, on ne produit pas. Alors, Rafael Correa, il a dit, nous, on n'a pas besoin d'une base militaire. Nous, on a notre propre armée. À partir de cela, l'Empire a commencé à détester Rafael Correa. Et maintenant, vous savez, Luis Moreno, il cherche à donner à nouveau une base militaire aux États-Unis. Alors, c'est cela qu'il cherche. Il s'agit de tout cela. Je veux finir pour dire qu'il me semble très bien qu'un peu partout, la gauche a le devoir de discuter cette stratégie. Parce que vous savez, nous, on lutte, on cherche à mettre en place des systèmes pour avancer avec le peuple. Mais la droite, le Pentagone, la CIA, ils sont devant nous. Ils sont devant nous. Ils créent des alternatives face à laquelle nous, on est finalement attaqués par surprise. Et maintenant, on n'a pas une véritable alternative pour nous défendre de cette guerre par la loi. On n'a pas, tout simplement. Parce que vous savez, il y a plusieurs fronts d'attaque. Je vous ai dit, aujourd'hui, comment ils sont en train d'attaquer. Mais nous, on doit réfléchir aussi dans la gauche et on doit créer une nouvelle alternative pour faire face à ce type d'attaque qui, finalement, il s'agit d'une attaque contre notre peuple, contre notre pays. Il s'agit de cela. Alors nous, je pense qu'on est obligés de réfléchir, de créer, de penser, d'imaginer une alternative qui puisse venir de la gauche. C'est ça notre devoir maintenant. Et de défendre tout ce qu'on a fait, et notre cas en Amérique latine, des avancements par rapport au peuple. C'est ça notre devoir. C'est pour cela que je suis là. Merci de m'avoir invité et merci de m'avoir entendu. Et j'espère que cette question puisse servir pour faire un débat et pour avancer nous ensemble. Merci. Sì, innanzitutto
Ma parliamo dopo una relazione di questo tipo sembra quasi tutto banale, no? Soprattutto quando parliamo di cose tecniche, tutto sommato, ma cerchiamo di, io vorrei riuscire in questi 20 minuti a rispondere all'esigenza di Maite, ossia porre dei problemi e anche proporre delle strade sulle quali discutere, perché penso che sia importante per noi avere una discussione vera in Europa sul ruolo del mercato nella sottrazione dei diritti alle persone. Questo è un po' quello che è stato il lavoro che abbiamo fatto insieme con tanti anche in questa sala in Europa, ma anche in Italia, cioè quello di riuscire a mettere a fuoco come innanzitutto unire attraverso alcune considerazioni importanti rispetto alla nostra qualità della vita, al futuro che vogliamo, anche quello che non era, diciamo, nelle cose che si unisse, e la prova ce l'abbiamo dietro alla nostra schiena, nel senso che sul trattato contro il TTIP e contro il CETA si sono mossi poi in realtà che al momento sugli interessi confliggevano la CGIL con dirette rispetto ai voucher, quindi una legislazione sul lavoro. Allo stesso modo abbiamo avuto modo anche a Bruxelles, grazie sempre alla sinistra, al due, di discutere alcuni dati che ormai sono evidenti, ma che fuori da spazi come questo non riusciamo ad imporre. Ossia, noi da circa 10 anni ragioniamo sul fatto che il commercio internazionale è fermo e che la crescita è stagnante, e questo succede a scapito dell'ambiente, delle risorse umane, perché stiamo facendo delle scelte strategiche sbagliate che fanno soltanto bene alle tasche di una piccola percentuale di imprese a nord e a sud. Perché purtroppo questo capitalismo globale ha sicuramente delle responsabilità storiche forti nei nostri paesi, ma ha player molto aggressivi anche nel sud, che sono alleati proprio di quella sottrazione dei diritti agli stati di cui ci ha parlato adesso l'ex ministro. Ora, io vi ho messo insieme alcuni dati per dire che negli ultimi 10 anni, per esempio, già le opportunità che erano raccolte nelle poche imprese che riescono a esportare in Europa oltre il mercato europeo, il mercato comune, che già, diciamo, erano in mano al 30% delle imprese e riuscivano a fare circa il 53% delle esportazioni. Negli ultimi, dopo 10 anni, adesso noi abbiamo che l'1% delle imprese fa il 60% delle esportazioni, e dobbiamo ricordarci che quel 1% è già l'1% di un numero molto piccolo. Oltretutto, grazie a questa concentrazione di poteri del mercato, a noi cittadini, non soltanto europei, ma anche per esempio statunitensi, eccetera, è stato sottratto denaro dalle tasche che è tornato al capitale. Parliamo per l'Italia del 12%, maglia nera dei paesi OCSE, parliamo negli Stati Uniti del 3%, per la Germania del 5%, insomma, comunque parliamo di numeri importanti. Allora, diciamo, noi ci troviamo impoveriti, certo, perché i soldi sono tornati esattamente da dove dovevano in teoria arrivare, da dove arrivavano prima per essere investiti nella forza lavoro. Adesso non soltanto la globalizzazione, ma anche la precarizzazione e l'ipersfruttamento della forza lavoro fa sì che, diciamo, essendo l'unica legge che funziona la facilitazione del commercio, ossia quanto più facilmente noi riusciamo ad accelerare gli scambi, tutto il resto, tutti gli altri criteri, quindi le risorse naturali, il capitale del lavoro, eccetera, non hanno più alcun tipo di valore, e non si tratta soltanto di un valore morale, che già per me sarebbe tale, ma non hanno più valore legale, perché abbiamo fatto delle leggi adatte per ridurne la portata e il valore legale. Questa scelta però l'abbiamo fatta, vi lascio poi tutta una serie di indicazioni, perché sono stata stimolata un po' dalla discussione che abbiamo fatto. Un'altra cosa che ci dobbiamo mettere bene in testa è che il problema del commercio che rallenta non sono i dazi, quando vi parlano
di guerra dei dazi, essenzialmente parliamo di propaganda, perché le uniche misure daziarie vere, nuove, sono quelle della dialettica tra la Cina e gli Stati Uniti. Per il resto, a livello globale, già fin dall'inizio, dalla istituzione dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è stata sotto Clinton, agli anni precedenti, a quelli della guerra, già i dazi a livello globale si erano ridotti del 40%. Noi abbiamo delle barriere tariffarie, quindi i dazi, alti solo in alcuni settori, essenzialmente per esempio alimentari, chimici, e servono essenzialmente a proteggere la nostra salute. Chi vi parla di protezionismo, stando ai numeri veri, in realtà vi sta parlando di protezioni. Questo noi ce lo dobbiamo chiarire a sinistra, altrimenti continuiamo a fare un dibattito che non c'è su dei numeri che non ci sono, che ci portano contro un muro. È chiaro che l'Europa, rispetto ad alcuni partner, si è protetta, ma ha aperto anche grandi canali che sta per richiudere con alcuni, per esempio, con il cambiamento di alcuni regimi tariffari che sta discutendo e che andrà a discutere nei prossimi anni. Quindi noi abbiamo, per esempio, con molti paesi come l'Ecuador, come il Guatemala, con altri paesi diciamo, con i quali avevamo dei rapporti commerciali importanti, noi abbiamo offerto dazio zero, tariffa zero per tutta una serie di prodotti che come Europa non producevamo, frutta tropicale, caffè, coloniale, eccetera. Anche questi noi andremo a ridiscutere, questi regimi preferenziali, perché noi stiamo presupponendo a secco, senza alcuna valutazione, che il gap di sviluppo che c'era tra nord e sud ormai non c'è più e l'ha deciso l'Unione Europea, su dei dati che io non... Noi come organizzazione abbiamo sempre contestato, perché non ci sono, cioè non c'è questa riduzione della povertà intensa relativa a livello globale che ti possa permettere di dire questo. C'è l'elezione di alcune elite in tutti i paesi, ma che sicuramente non significa riduzione della povertà assoluta. Questa è stata una discussione che abbiamo fatto nel setting dell'agenda 2030 sugli obiettivi di sviluppo globali, di sviluppo sostenibile, ed è ormai una cosa che è chiara. Nei check che stiamo facendo sull'agenda 2030, noi che cosa vediamo? Vediamo che gli obiettivi di povertà sono ancora lontani da essere raggiunti, che gli obiettivi di avvicinamento delle diseguaglianze globali sono ancora lontanissimi dall'essere raggiunti e che alcuni vecchi obiettivi che avevamo raggiunto, tipo la riduzione della fame, si stanno addirittura riapprofondendo queste disparità e oltretutto si stanno approfondendo anche ulteriori disequilibri che erano quelli ad esempio della gestione da parte dei paesi ricchi sbagliata dell'alimentazione, quindi l'obesità che erano fenomeni relegati a pochissimi paesi del mondo, adesso per esempio l'Italia è tra i paesi emergenti segnalati per questa, che peraltro vengono identificate dagli scienziati come patologie della ricchezza e della povertà, quindi patologie della diseguaglianza, perché i poveri si nutrono male. Questo sempre per essere chiari. Nel 2011, al vertice della WTO a Ginevra, l'allora relatore del diritto al ciclo delle Nazioni Unite, De Schutter, disse: la WTO sta tenendo, l'Organizzazione Mondiale del Commercio sta tenendo in ostaggio il diritto al cibo perché non ci permette di fare alcune cose. La cosa 1, bloccare tutti quanti i cibi che sono industriali, non hanno contenuti nutritivi e sono troppo pesanti per l'ambiente. Noi dovremmo avere in sede WTO la possibilità di dirigere la lotta alla fame con delle misure tariffarie. Dovremmo permettere agli stati e quindi ai governi di scegliere quali sono le politiche, per esempio, di stoccaggio che gli consentono di bilanciare i prezzi e dovremmo peraltro aiutare e incoraggiare gli stati verso l'indipendenza e la sicurezza alimentare cercando di allontanarli il più possibile dalla dipendenza dal commercio globale. Ossia io dovrei riuscire come stato ad avere la possibilità di gestire i prezzi per non far sì che pezzi interi dei miei produttori piccoli e medi e pezzi interi della mia popolazione non accedono più al mercato o acquistino dal mercato cibo non salubre. 2011, l'all'epoca socialista
direttore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, accusò De Schutter di velleitarismo. Disse: noi dovremmo trovare delle soluzioni di mercato, con le soluzioni di mercato noi saremo in grado di risolvere questi problemi, perché questo è protezionismo. Arriviamo allo scorso anno, la FAO, nella relazione tra l'altro con l'ex direttore, che non è mai stato brasiliano, mai stato così nemico del mercato, insomma, è stato grande promotore dell'agricoltura familiare, ma per niente nemico del mercato, ha detto addirittura che bisogna proteggere la sufficienza e la sicurezza alimentare degli stati introducendo una carbon tax per gli alimenti più pesanti da sostenere per i sistemi climatici, ma anche per i sistemi alimentari. Ha detto che bisogna proteggere chiaramente il mercato interno anche con delle barriere tariffarie, cioè stiamo parlando di protezioni commerciali, loro ne hanno parlato in modo, cioè hanno detto se o facciamo le protezioni commerciali o non usciamo. Voi capite che questo è un dibattito terribile da fare anche in sede politica, già soltanto con i socialisti? Se io provo a fare questo discorso col PD in Italia, succede, mi danno della rosso bruna, ma è successo, no? È una fascistissima, eccetera, eccetera. Anche un giornalista di sinistra in un'intervista recente che ci ha fatto in televisione di un pessimo servizio mi ha detto: ma tu non stai scomoda a coordinare una campagna che va dalla Meloni fino a Fratoianni passando per tutti i centri sociali? Ho detto no, perché io tutti li faccio, non ho delle ideologie particolari da proteggere, perché c'è una visione e questa è la visione che noi abbiamo condiviso ormai da tanti anni, non è una cosa nuova, sono tanti anni che noi ragioniamo alle famose soluzioni. E la soluzione commercio al servizio di un'idea di futuro sostenibile non è arrivata l'altro ieri, nasce a Seattle, è stata l'anima e la forza del movimento per una globalizzazione diversa, ce la siamo portata e discussa in tutti i forum sociali, guardava con grande speranza all'alba, che proprio nell'Ecuador avevamo detto comunisti, proprio per una, come dire, perché dialogava con la possibilità di ridare agli stati quella possibilità di normare che in Europa era assolutamente già impensabile quando facevamo questa discussione. Perché in realtà questa è una cosa che vorrei che ci avessimo chiara, cioè quando Clinton crea l'Organizzazione Mondiale del Commercio e divide giuridicamente, sceglie di dividere giuridicamente la nuova istituzione, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, dal sistema delle Nazioni Unite, non è che lo fa così, a caso, lo fa scientemente, perché mentre l'Organizzazione Mondiale del Commercio sotto le Nazioni Unite ti avrebbe costretto a tenere in considerazione tutte le convenzioni, a discutere delle misure più importanti nel Consiglio di Sicurezza, eccetera, la WTO è un accordo tra Stati, quindi tutto quello che non c'è nei trattati, come non c'è nei bilaterali che poi prendono lo stesso tipo di struttura, non c'è. E tu lo puoi avere anche nella tua Costituzione, nel tuo sistema giuridico, nel tuo sistema nazionale, puoi proteggerlo a livello nazionale, ma poi vieni chiamato in causa all'Organizzazione Mondiale del Commercio e viene chiamato in causa anche nelle successive, spacchettamenti di quel tipo di diritto che sono gli accordi commerciali bilaterali. Ho 3 minuti e per questo voglio lasciarvi 2 o 3 cose. Allora, innanzitutto un dato, facciamo una fotografia degli ultimi trattati che stanno sul tavolo dell'Unione Europea, no? Tra l'altro questa commissione se n'è andata chiudendo in meno di 3 mesi un accordo complicatissimo con la Cambogia, un accordo ancora più complicato dal punto di vista dei diritti umani e dell'ambiente con il Vietnam e il pessimo Mercosur, pessimo per tutti. Senza aver neanche fatto l'accordo nuovo con Trump, già soltanto da luglio scorso, avendone parlato, le importazioni europee di soia transgenica destinata al biodiesel e destinata all'alimentazione animale sono aumentate del 112%. Invece di nasconderlo, la Commissione europea l'ha messo nei comunicati stampa con grande successo. Si è triplicata l'importazione di gas liquefatto. Dite perché devastano TAP? Perché?